Potrero. 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 Dove tutto ha inizio. Il Lecce ha un nuovo trequartista, si chiama Filip Markwiński, il giocatore polacco è l'ennesima scoperta di Pantaleo Corvino, ma riuscirà a ritagliarsi un ruolo da star nella squadra salentina? Lo scopriamo insieme, anche e soprattutto in chiave fantacalcio. Con chi lo andiamo a scoprire? Filip Markwiński con Simone Indovino. Ciao Simo. Ciao Harry, ciao a tutti gli amici di Potrero. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Sì. andremo a sentire dei pezzi di conferenza stampa per capire, lui parla molto bene l'inglese, ovviamente li ascolterete con la traduzione in italiano. Direttamente alla conferenza stampa di presentazione del Lecce, dove già lui con le sue risposte ci toglie un po' di dubbi. Il primo dubbio è la sua pronuncia. Andiamo a sentire come si dice il suo nome. Poi per i telecronisti è importante, ma non solo. Markwiński Filip. Markwiński Filip, yeah. Markwiński. Markwiński. Partiamo così. Noi ci allineiamo a lui, giustamente. Noi ci allineiamo, te lo ricordi, Kuba Błaszczykowski. Adesso diciamo snocciolandolo così, ma è un nome complesso. Allora, chi è Filip Markwiński? È polacco, ha 22 anni, essendo nato a Poznan il 10 gennaio del 2002, è sempre stato considerato uno dei più grandi talenti della Polonia degli ultimi anni. Il Lecce l'ha preso a titolo definitivo e ha sottoscritto con lui un contratto di 4 anni fino al 30 giugno del 2028, più l'opzione per un altro anno. A Lech Poznan sono andati circa 3 milioni di euro. Un giocatore che andremo a conoscere, voi ormai conoscete il nostro format, parleremo del suo passato, il ruolo, le statistiche, i punti forza e i punti deboli e poi curiosità, e poi andiamo nell'ultima parte ad analizzarlo dal punto di vista fantacalcistico. Quanti ne ha scoperti Pantaleo Corvino? Volevo arrivare lì, nel senso che giustamente il grande pubblico, che magari non è troppo affine comprensibilmente al calcio polacco, va a chiedersi chi è questa figura, questo personaggio, questo nuovo giocatore. Però se me lo prende Pantaleo Corvino, io mi fido ciecamente. Ci sono ormai questi DS anche un po' più age, definiamoli così, che di calcio ne hanno masticato talmente tanto che ormai è complicato che sbaglino dei colpi. È chiaro che non ci aspettiamo un 50 gol la prima stagione in Serie A o chissà che cos'altro, però guardando anche un po' quella che è la durata comunque del contratto, comunque l'investimento fatto, che è comunque ragionevole, pensi che può essere davvero un buon profilo in rampa di lancio. Pantaleo Corvino, che l'ha presentato così in conferenza stampa. Io dico che è un centrocampista completo, perché quando cerchi un giocatore che deve essere bravo a lavorare tra la linea mediana dei due mediani e la prima punta, deve essere un centrocampista completo, perché deve essere, la sua propensione maggiore deve essere quella offensiva, ma deve essere anche capace di ripiegare, di essere il terzo centrocampista aggiunto, perché noi ai moduli dove molti sono caramente affezionati, noi teniamo conto più, come ho detto, meno ai moduli, ma più all'occupazione degli spazi. Occupazione degli spazi, si sta parlando tanto di questo tema. Il passato di Filip Markwiński: ha sempre solo indossato la casacca dell'Lech Poznan, dal settore giovanile alla prima squadra, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili polacche, fino ad esordire lo scorso 12 ottobre 2023 con la nazionale A, con la quale ha totalizzato fino a questo momento solamente 2 presenze, non è stato convocato per Euro 2024. Il ruolo trequartista, che se in carriera Lech Poznan ha svariato in tutte le posizioni offensive, facendo spesso anche la prima punta. Comunque, ragazzi e ragazze all'ascolto, lui è un trequartista puro, alto, molto alto, 187 centimetri e molto tecnico. E qui mi fermo un secondo, Simo, perché vanno di moda adesso questi trequartisti ibridi che possono anche fare la prima punta, molto slanciati, molto alti dal punto di vista fisico. Mi riferisco per esempio ad Havertz, che per carità forse è prima punta, però può anche giocare sotto punta tendenzialmente, e tanti altri giocatori. Si sta andando in quella direzione? Una volta, se pensavamo al trequartista, pensavamo al giocatore massimo 1,70, sì, 1,75, adesso si sta andando in quella direzione lì, uno che ti possa anche dare profondità dal punto di vista fisico? Si può andare anche in quella direzione lì, ce l'ha raccontato, eravamo insieme, per esempio il nostro caro amico Gianluca, direttamente da Lituania, come stesse cambiando molto il fronte offensivo da tutti i lati, e obiettivamente questo processo va
a coinvolgere anche un altro ruolo importante come quello del trequartista, che nella mia mente ancora forse un po' arretrata, non so bene come dirlo, rimane il Dybala di turno, no? Per dirvi, quello che non è proprio fisicato per stare lì davanti. Poi però se trovo un trequartista alla Bellingham, dici, va bene tutto, no? Ce lo teniamo con molto 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 piacere, ci mancherebbe altro. Però anche sentendo Corvino, lui ci dice ha una grande propensione offensiva e andremo a lavorare su quell'aspetto lì, quindi evidentemente anche il suo acquisto è stato studiato per dare un po' di apporto offensivo al Lecce. Sentiamo direttamente alle parole di Filip Markwiński la sua posizione ideale in campo. It's nice. Come ha detto il direttore Corvino, sono un centrocampista completo con propensione offensiva, ma posso aiutare anche nella fase difensiva, posso aiutare anche dietro la punta, aiuto alla squadra segnando gol ma anche procurando degli assist. Nella stagione passata ho messo a segno 11 gol e 7 assist, se ricordo bene. Per quanto riguarda il piede preferito, non ho una preferenza, posso anche utilizzare quello sinistro e sono forte anche nel gioco aereo. Allora, 11 gol e 7 assist globalmente, considerando tutte le competizioni. Per quanto riguarda solamente la stagione della Serie A polacca, ha battuto il suo record perché ha fatto 28 partite e 8 gol. Lech Poznań ha esordito in prima squadra nella stagione 2018-2019, andando sempre ad aumentare il numero di presenze stagionali. Ha chiuso la sua esperienza nel suo club del cuore con 166 presenze globali tra campionate e coppe varie e 28 gol con numerosi assist. E come detto, l'anno scorso ha battuto ogni suo tipo di record. I punti di forza, tecnica e senso del gol in grande progresso, come abbiamo sentito appunto da questi dati statistici. Ha giocato anche in Europa League e in Conference League, il che male non fa. Punti deboli, l'adattamento al campionato italiano, e questo è un punto debole che ovviamente, presentando noi nuovi stranieri che stanno sbarcando, sì, in Serie A, è una costante. Sì, sì, ma perché storicamente la cosa più complicata, sai, di cosa? Tutte. Forse ci aggiungo una cosa, sì, come punto potenzialmente di debolezza. L'adattamento, lui giocatore offensivo, l'adattamento in una squadra che tendenzialmente produce meno di molte squadre che va ad affrontare, no? Sì, tu dici, nel senso, se gioca magari uno scontro salvezza con l'Empoli, gioca in un certo modo, se va all'Olimpico di Roma, a San Siro, gioca in un altro modo, chiarissimo. No, ci sta, è vero, quindi lui a quel punto... Ma secondo me fa anche un po' parte del filone dell'adattamento al campionato italiano, cioè capire quei momenti in cui lui deve esprimere al massimo quelle che sono le sue qualità offensive, quando invece deve un attimino riporle nel cassetto per dare una mano alla squadra dal punto di vista della generosità. In nazionale ha incrociato Arek Milik, attaccante della Polonia, che gli ha dato un po' di consigli. Avendo giocato con la nazionale ho avuto modo di conoscere Zielinski, Milik, Zwiderski. In particolar modo Milik mi ha detto che il campionato italiano è veramente difficile, è molto tattico, e qui è difficile segnare. Ho sempre voluto giocare in uno dei migliori top 5, in uno dei migliori 5 campionati europei, secondo me anche del mondo. A casa ho guardato molte partite della Serie A. Simo, tutti praticamente coloro che stiamo ascoltando nelle conferenze stampa di presentazione dicono una solita cosa, una solfa ormai che noi siamo abituati, ma per carità, evidentemente è vero. Arrivo in un campionato molto tattico, adesso la comparazione con il campionato polacco, ma anche chi arriva dal francese, dall'inglese, dallo spagnolo e dal tedesco lo dice. È ancora così secondo te? Sì, secondo me è assolutamente ancora così. È vero che nel corso degli anni magari, non so, se penso alla Serie A fino a una ventina anni fa, okay, oltre al discorso tattico avevamo anche un discorso tecnico che era... clamorosamente alto a qualunque livello, a qualunque squadra, dalla grandissima alla piccola. Cioè, se io penso a Igor Protti, che era un giocatore che giocava a Livorno, quindi in una squadra che tendenzialmente tentava di salvarsi, un tasso tecnico elevatissimo. Forse nel corso degli anni, ma questo è un discorso che magari abbiamo fatto tante volte anche qui a Potrero, questa cosa è andata un po' a scemare, il discorso tecnico è un po' calato, ma il discorso tattico rimane altissimo. E secondo me basta anche vedere quelle che sono le prime giornate di campionato per capire comunque quanto le squadre favorite sulla carta
penso a come il Parma ha distrutto tatticamente il Milan nella seconda giornata di campionato, ma distrutto vuol dire distrutto, cioè proprio non gli ha fatto capire niente dal punto di vista tattico in campo, quindi un applauso a Fabio Pecchia da quel punto di vista. Questo ci fa capire come questo aspetto qui sia elevatissimo e di come le squadre, soprattutto proprio per magari andare a eliminare un po' questi divari tecnici, si affidino moltissimo al discorso tattico. Tra poco arriviamo alla parte fantacalcistica, ovviamente. Nel frattempo, se vi stanno piacendo queste puntate legate al fantacalcio, legate ai nuovi stranieri che stanno sbarcando in Serie A su Spotify, dateci 5 stellettine, facciamo crescere il nostro podcast e ovviamente seguiteci, così vi arriva direttamente la notifica ogni mattina alle ore 7. Ma quali sono i modelli di riferimento di Filip Parkvinsky? Andiamo a ascoltare insieme. Ci sono molti giocatori a cui mi ispiro. Quando ero piccolo solitamente andavo su YouTube a guardare gli highlights di diversi giocatori, potrei dire Cristiano Ronaldo, ma anche Pogba, di cui mi piace lo stile di gioco e rispecchia molte mie caratteristiche, molti miei movimenti. Mi piace non scegliere un giocatore in particolare, ma prendere qualcosa da vari giocatori. Vabbè, Filip facile così, è Pogba, Cristiano Ronaldo, vuol dire anche Messi, no, sì, scherziamo appunto. Ovviamente, ci mancherebbe altro. La curiosità invece è legata al suo numero di maglia, ce lo racconta lui. Il primo numero nella mia carriera è stato il 36, diciamo che è un po' il mio numero fortunato, quindi se Udan dovesse continuare a scegliere il numero 10, sicuramente prenderò il 36. In ogni caso non ho ancora deciso, ne parlerò con il team manager Claudio Vino. Ma figure se Udan lascia la maglia numero 10. Ma per carità, a parte che la dice Lecce è meravigliosa. È un giocatore straordinario Udan, tra l'altro. Allora, fantacalcio, andiamo sulla sua storia, che può essere legata al fantacalcio, ovvero il nostro tema. L'appetibilità fantacalcistica è un'appetibilità media, adesso ve la andiamo a spiegare, più per il Classic. Vi ricordo che al Classic è stato listato C, centrocampista, mantra T e basta, e quindi potrebbe essere un po' limitato. Come potrebbe giocare innanzitutto? Trequartista nel 4-2-3-1 di Luca Gotti, allenatore bravo a valorizzare giocatori giovani come lui. Ha esordito con il Lecce entrando al posto di Rafià in Coppa Italia contro il Mantova, ed in Serie A nel capo interno contro l'Atalanta al posto di Ramadani, ma lì bisognava cercare di rimontare e quindi è entrato al posto di un difensore. Sabato scorso San Siro contro l'Inter non ha giocato. Io onestamente, Simo, dimmi se sei d'accordo, me lo aspetto titolare a breve, se non alla terza di campionato imminente. Contro il Cagliari dopo la sosta, e un indice di titolarità lo darei al 55%. Dimmi la tua, però. Sì, ci sta, la sposo abbastanza questa visione, nel senso che, vabbè, io non stravedo per Rafia, per esempio, ma quello è un gusto personale, è un gusto mio, quindi magari se dovessi scegliere io adesso prenderei più questa nuova scommessa per capire se può rendere come eventualmente Corvino e Gotti si aspettano e soprattutto sperano. Esposo anche l'indice di titolarità leggermente sopra la media del 50%, perché alla lunga tutto sta in quell'ambientamento di cui abbiamo parlato, perché se lui si trova bene cioè le due settimane di sosta saranno fondamentali, perché Gotti ha il tempo di lavorare con lui per bene. E attenzione, perché nel nuovo ciclo della Polonia, che insomma Euro 2024 non ha fatto benissimo, potrebbe entrarci. Deve rinnovarlo il ciclo della Polonia, cioè non c'è niente da fare, non si scappa da quella cosa lì, quindi credo che il fatto che lui abbia sposato questa causa qua, andando comunque chiaramente a incrementare il livello dal campionato polacco a quello italiano, è anche una cosa abbastanza mirata in ottica nazionale. E la domanda è sempre la stessa: quanto ci spendiamo? E cosa ci spendiamo? Noi calcoliamo sempre una media di 500 fantamilioni. Allora, Simo, parliamo di Classic, perché mantra sì. È difficile a collocare solamente una Sono T, potrebbe essere limitante. Cioè, a meno che tu non sei proprio fan di quel modulo 4-2-3-1 in cui c'è la T imprescindibile. Allora, voi direte, Henry, Simo, sono tanti, ma io in un Classic massimo 10 crediti ce li butterei. Troppi, Simo? Sì, dalla tua faccia sì. Ma forse dalla mia faccia sì, che giustamente gli amici potrebbero non possono vedere, ma non ci vado neanche troppo lontano. Cioè, magari mi 6, posso... 7, 8? Sì, mi okay. Tra i 6 e gli 8, dai, okay. Però non ci vado troppo lontano. Cioè, è un giocatore 10. Che ci può stare, non vi svenate,
anche perché erano usciti molti post e lui fa una doppietta in amichevole contro il Nizza. E allora tutti dire: eccolo qua, il nome nascosto del Fanta, la ricerca così. Batti beccate le pagine di Fantacalcio, perché beh, ma ragazzi, ma fanno quello le pagine di Fantacalcio, ci sta che vi diano dei consigli. Naturalmente può essere un po' il nome nascosto della squadra leccese, quindi rispetto ad altri giocatori dove vi abbiamo detto: ma no ragazzi, spendete 1, 2, 3 massimo, qui si può spendere qualcosina, sì, in sì, vale più la pena. Sono consigliato, secondo me sì. Sì, sì, anche secondo ci me può stare. Sì, sì, me lo prendo a centrocampo nel Classic, magari me lo prendo come sesto. Sì, sesto, settimo, poi dipende, se fate il Fanta a 8, allora no, chiaro, ci mancherebbe. In un Fanta 10, in un Fanta 12, Fanta 14 è una meraviglia. Fanta 14 è veramente il Bellingham della squadra. Va bene, questo era Filip Markwiński, come ha detto lui, si pronuncia così, lo prenderete, non lo prenderete, chi lo sa, ma questo è il bello delle aste del fantacalcio imminenti, perché la maggior parte di voi la sta per fare in questi giorni. Grazie Simo Indovino. Grazie a te Harry. Grazie a voi, a domani, sigla, ciao. Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio.